L'allenatore Luppi ha detto che il secondo gol era nettamente in fuorigioco. Il nostro? Non so cosa ha visto Luppi dalla panchina, ma l'importante è che l'arbitro l'abbia convalidato. Cioè, siccome noi non ci siamo accorti di questo fuorigioco. No, se ti ricordo si era ricevuta la palla addirittura da davanti. No, non penso proprio, no. Secondo colpo di testa, stavo aspettando il portiere che mi venisse incontro, il difensore non l'avevo visto e l'ho tirato addosso. Ma è stato più clamoroso secondo me il primo gol, la seconda occasione quella da Yub, che l'ho cacciata fuori là sul primo palo. Ah sì, dopo le, sì. Poteva essere quasi una fotocopia del gol, sì, quella là sul primo palo. Sentite il suo materiale, sì, non c'eravamo, però non riusciamo mai a fare quel passo in più per portare a casa i tre punti. Siamo sempre là, superiori anche secondo me degli avversari, ma non riusciamo a portare a casa questi tre punti. Sì, ci siamo, la squadra c'è, siamo giovani, abbiamo voglia di fare, però bisogna arrivare a questa altura di non fare. Ecco, nella prima partita c'era stata la difficoltà di recuperare il gol preso, quindi in casa c'era stata proprio quella situazione di una squadra che sembrava non riuscire a reagire. Questa volta invece due gol subiti, due rimonte. E per poco non andavano anche la partita. Bisogna crederci di più e provare a dare il massimo fino alla fine, anche se l'abbiamo fatto, però non basta, si è visto che non bastava. Il mister cosa ha detto alla fine partita? Il mister ci fa sempre complimenti, il mister ci aiuta, però aspetta a noi a dare il massimo e dare di più e portare a casa questi tre punti, soprattutto in casa. E che il pubblico ci dia una mano sempre, anche poco, tanto che sia, ci dia una mano. Grazie mille, ciao. Ciao. Grazie, come sono stato?